vita di Natania ci insegna a fare i limbeldi, che sono i limoni cucinati in una certa maniera che servono a condire i panini e tante altre pietanze. Questo è il limone normale, si può fare anche con il limone chiamato limbeldito piccolino, che ha una buccia più sottile, però noi abbiamo usato dei limoni normali. Abbiamo messo sul fuoco, una volta bollito, butto via l'acqua e rimetto a bollire. Se è bollita meno buccia, questo procedimento toglie l'amaro della buccia. Tre volte facciamo questa volta. Quindi si mette a bollire l'acqua, si butta via, si fa bollire e si butta via tre volte. Anziché far pernottare i limoni tre notti dentro l'acqua, si fanno bollire tre volte e se ne butta via l'acqua. E sono tre. Adesso samim la fuce kama zmander. Acce arishonami potete. Adesso si mettono sul fuoco fino a che si vede che uno dei limoni scoppia, cioè la buccia si apre in qualche maniera. Ecco, il primo limone è scoppiato. Ze asharaf shana fumogi dimotam. Ecco, spegniamo il fuoco e tiriamo giù la pentola. Ecco, abbiamo lasciato un po' raffreddare e adesso iniziamo a lavorarli. Il liquido all'interno del limone ci serve. Ah, è a Rosh Moridim. A Rosh Vazanav Moridim. Insomma, una volta tolte il capo e la coda, si taglia tutto il resto a pezzettini piccoli, fino a farne una quasi crema spezzettata. Lei dice che praticamente i limoni più hanno la buccia grossa e più le è contenta. Mi dice, non si trovano spesso qui. Con questo si fanno i panini col tonno, si fanno le salsette, si con... al mazza a mezze che delle col a fianco, come se fosse un cerci, come se fosse sì, per i panini, per come condimento di accompagnamento. Ecco, un bel cucchiaio di sale vedo che ci va sopra. Anzi, un cucchiaino. E poi un po' di olio. E già è pronto e si mette in un barattolo. Quindi, visto che è stato fatto bollire tre volte, buttata via l'acqua, non è amaro. Se invece non si fa quella preparazione, viene amaro. Si mischia, si mette in un barattolo e si mette in frigo pronto per l'uso. Devo assaggiare un pezzetto. Classi, non basta in. Ecco, si mette in un barattolo e si va a mettere in frigo pronto per l'uso. Quando si vuole fare un buon panino col tonno ci si condisce, quando c'è una becca si mette vicino e ogni tanto si intinge la forchetta. E offre.